cosa avresti visto a Costantinopoli nel 1000, durante la cosiddetta età d'oro dell'eroe imperatore Basilio II? Era Costantinopoli ora splendente di nuovo nella sua antica gloria come nei giorni di Costantino o di Giustiniano? Sono stati ricostruiti i monumenti di Costantinopoli e ora riportati al vecchio splendore? Erano i vecchi forum di Teodosio, Arcadio e di Costantino ora ricostruiti? Le antiche statue dell'antichità rinnovate e la vecchia città brillava di nuovo come un faro di luce in mezzo alle tenebre dell'età medievale? Bene, cari amici della storia romana tardiva, vedremo in questo video che la risposta è più complicata di quanto ci piacerebbe. Quindi come appariva Costantinopoli durante l'età d'oro intorno all'anno 1000? Ad oggi, abbiamo non solo indagato come la città di Roma sia cambiata dal suo apice nel 320 d.C. alla completa desolazione e rovina dei primi secoli del Medioevo, circa 300 anni dopo, ma abbiamo anche indagato come Costantinopoli sia cambiata nel corso della sua lunga storia urbana. Dai primi giorni in cui era ancora una colonia greca, alla Bisanzio romana, alla città fortificata di Settimio Severo, alla Nuova Roma di Costantino, alla Costantinopoli di Giustiniano intorno al V secolo d.C., alla Costantinopoli dei primi Medioevo dell'VIII secolo d.C. In quel periodo, intorno all'800 d.C., abbiamo scoperto quanto sorprendentemente cattivo fosse lo stato della città e che molti dei vecchi monumenti stavano già iniziando a decadere, come discusso in questo video qui. Ma ovviamente questo è comprensibile, dal momento che alla fine, l'VIII secolo faceva parte dell'oscuro periodo dell'Impero Romano d'Oriente. Costantinopoli in questi tempi aveva drasticamente ridotto la popolazione dopo che l'impero aveva perso l'Egitto e il Levante ed era sotto attacco da tutti i lati. Le spedizioni di grano dall'Egitto cessarono e la popolazione diminuì notevolmente, toccando un punto minimo nel VII secolo d.C. Molti dei vecchi monumenti della città non erano più mantenuti, o se potevano, scelsero di non farlo. Venivano usati come cava per materiali da costruzione quando crollava un vecchio edificio del passato imperiale. Questa pratica, chiamata spolia, era molto diffusa e la conosciamo anche molto bene dalla Roma post-imperiale. Ma l'impero nei secoli successivi si stabilizzò e ora nel X secolo, accadde qualcosa di assolutamente straordinario. L'impero romano ha visto una rinascita affascinante, qualcosa che molti avevano ritenuto impossibile a quel tempo. Durante questi anni, l'imperatore Basilio II regnò sull'impero romano e sotto il suo governo, l'imperium crebbe notevolmente di dimensioni. Il suo regno è stato in effetti il più lungo di qualsiasi imperatore romano, più lungo anche del regno di Augusto, il primo imperatore di Roma. Augusto ha regnato per 41 anni, mentre Basilio II ha regnato per un incredibile 49 anni. Quindi, ora che l'impero ha visto il suo notevole ritorno alle vecchie glorie, come si è trasformata Costantinopoli durante quel periodo? Beh, una trasformazione ovvia era ovviamente la popolazione della città. Il picco di popolazione di Costantinopoli era probabilmente durante il regno di Giustiniano, prima che la peste scoppiasse nel 1741. Le stime della popolazione variano a seconda dello studioso che si chiede, ma l'eccellente studioso Cyril Mango ha stimato la popolazione massima tra 400.000 e 600.000 persone. Entro il 750, quel numero si era ridotto a meno di 100.000, forse anche a 50.000. Così, grandi aree della città sono state abbandonate. Ma nella rinascita dell'impero, lentamente iniziata dopo l'anno 800 d.C. e poi davvero acquisendo slancio sotto Basilio II, la città aveva ora raggiunto livelli di popolazione quasi come durante i giorni di Giustiniano. Quindi, se viaggiassi a Costantinopoli nell'anno 1000, saresti piuttosto impressionato nel vedere le strade nuovamente piene di persone come nei vecchi giorni dell'impero romano. La popolazione nel 1000 era probabilmente di nuovo intorno a 500.000, il che rappresenta una vera e propria straordinaria ripresa. Va bene, ma che ne è della città stessa?
Come appariva la città, se si crede a alcune ricostruzioni 3D e agli artisti 3D che ricreano Costantinopoli, si potrebbe essere portati a credere che la città appariva di nuovo come durante i giorni di Giustiniano. Che i vecchi monumenti che erano in gran parte in rovina nell'Ottocento siano stati restaurati. Che se camminassi lungo la Mese, la strada centrale di Costantinopoli, vedresti i vecchi fori imperiali di Teodosio, Arcadio e Costantino nella loro antica magnificenza restaurata. Che puoi visitare i bagni di Achille e Soixippus come nei vecchi tempi. Che puoi stupirti del vecchio tempio classico del Capitolium nel Philadelphion. Che puoi visitare il Strategion e ammirare l'obelisco centrale. Che puoi salire sulla collina all'antica agora di Bisanzio e vedere i templi restaurati brillare in una nuova luce. Bene, amici della storia romana tardiva, Costantinopoli era davvero grande di nuovo nell'anno 1000, ma in una forma molto diversa da quella che molte ricostruzioni vorrebbero farci credere. E per favore metti mi piace a questo video e iscriviti in modo da non perderti nessun video futuro sulla affascinante era dell'Impero Romano Tardo. Considera di supportare il nostro lavoro su Patreon o con l'iscrizione a YouTube, poiché la sostenibilità a lungo termine del canale dipende dal tuo sostegno. E abbiamo due nuovi membri di Cesare, ovvero Steven Pappas e Georgi Kashev. Grazie mille, Steven e Georgi, per aver sostenuto così generosamente questo canale. Questo mi aiuta davvero molto con il canale, e voglio anche ringraziare tutti quelli che stanno sostenendo questo canale in qualsiasi forma. Spero la maggioranza sia orgogliosa. Grazie, amici. Quindi come possiamo immaginare Costantinopoli dell'anno 1000? Beh, la città si era ormai trasformata in quello che oggi chiameremmo una città medievale. Il paesaggio urbano della città era ormai molto diverso dalla vecchia capitale imperiale dei giorni di Costantino o di Giustiniano. Anche durante i giorni di Giustiniano, la città era già cambiata, e sembrava certamente meno pagana rispetto ai giorni di Costantino. All'epoca di Giustiniano, i vecchi templi dell'Agora erano già iniziati a cadere in rovina e probabilmente erano stati riutilizzati come materiale da costruzione. Ciò è accaduto a molti altri edifici pagani. Ogni volta che un edificio crollava, veniva usato per materiale da costruzione. Nel regno di Basilio II, si effettuarono riparazioni e si costruirono nuove strutture. Tuttavia, le riparazioni sono state effettuate solo sul palazzo imperiale dell'imperatore stesso, sull'ippodromo, perché in quel periodo ancora serviva come luogo di incontro e assemblea centrale, e su molte chiese e monasteri della città. Gli acquedotti sono stati riparati sotto Basilio II, ma solo per riempire cisterne per l'approvvigionamento idrico. Tuttavia, i vecchi bagni, fontane e ninfee non sono mai stati riparati. I nuovi edifici costruiti erano anche abbastanza diversi nello stile architettonico rispetto a quelli imperiali antichi, e più simili a quello che molti storici oggi chiamano bizantino. Ma, ed è molto importante da capire, tutti i nuovi edifici costruiti erano chiese, monasteri, ospedali o abitazioni per i residenti della città. Questo può essere ricostruito creando registri di quel periodo. Nessun edificio imperiale antico è stato ricostruito a parte quelli già menzionati. I termini antichi, le antiche terme romane di Zoixippos, di Achille o di Costantino, erano in disuso dall'assedio del VI secolo XXVI, quando furono tagliati gli acquedotti della città. Da quel momento in poi, i bagni, così come le numerose fontane della città, furono abbandonati. Gli acquedotti sono stati riparati nel 768. Tuttavia, i bagni, i ninfei e altre fontane non furono mai riparati e caddero in rovina e furono anche estratti per materiale da costruzione. Entro l'anno 1000, quindi, non avremmo più trovato traccia delle antiche terme di Zoixippos o delle terme di Achille. Allo stesso modo, anche i vecchi fori imperiali della città erano iniziati a cadere in rovina già dal VII secolo d.C. E già entro il 750, questi forum erano usati come mercati per bestiame o animali da allevamento.
e anche qui, invece di riparazioni e restauri, ogni volta che una vecchia colonna o un vecchio edificio dell'epoca di Costantino o Giustiniano crollava, veniva immediatamente saccheggiato per materiale da costruzione. Gli edifici mantenuti in buone condizioni erano principalmente chiese o strutture ecclesiastiche in generale. Così, entro l'anno 1000, la città aveva da tempo iniziato a cannibalizzarsi, molto simile a ciò che accadde a Roma. Di conseguenza, il paesaggio urbano e l'architettura dell'anno 1000 erano già molto diversi da quelli dell'anno 540 e ancora più diversi da quelli dell'anno 330, quando Costantinopoli fu inaugurata. La città ora aveva un aspetto veramente medievale, cioè al posto di un aspetto classico greco-romano con molti templi, colonne, archi monumentali, bagni, anfiteatri, fontane e ninfee, al posto di tali edifici, ora si vedevano molte chiese, monasteri, ospedali, cimiteri e abitazioni della popolazione. Solo l'area intorno al palazzo imperiale vicino all'ippodromo ricorderà ancora il grande passato imperiale. Il palazzo era in buone condizioni, come l'Augustion, piazza centrale, la colonna di Giustiniano e l'ippodromo. Qui, nell'antico nucleo della città, c'era ancora un ricordo che Costantinopoli era effettivamente la stessa capitale dell'impero romano che Costantino aveva scelto come sua residenza circa 700 anni prima. Ma se camminassi attraverso la Mese da ovest a est nell'anno 1000, troverebbe i vecchi fori di Teodosio, di Arcadio e di Costantino già in cattive condizioni, in gran parte in rovina e usati come mercati. Gli animali da bestiame e altri animali venivano trascinati attraverso i fori e la casa del Senato nel foro di Costantino era stata abbandonata da tempo e molto probabilmente era stata anche saccheggiata per materiale da costruzione. I templi antichi sull'acropoli erano, ovviamente, già completamente scomparsi, riutilizzati in qualche forma per costruire nuove chiese o per riparare il palazzo imperiale. Quindi, non avremmo più trovato un solo tempio in piedi a quel tempo, neanche il Capitolium era ancora in piedi durante quei giorni, anche quello aveva iniziato a cadere in rovina dopo il VII secolo, e così anche le sue colonne erano molto probabilmente riutilizzate in qualche chiesa o nel palazzo imperiale o nell'ippodromo. Quindi vediamo che anche se Costantinopoli dell'anno 1000 era effettivamente gloriosa di nuovo e aveva aumentato la popolazione quasi al suo precedente numero, tuttavia il paesaggio urbano era molto diverso. Invece di una capitale imperiale romana di aspetto classico greco-romano, ora troveremmo una città medievale che sarebbe immediatamente riconoscibile come molto medievale. Ad eccezione del Palazzo Imperiale, dell'Agia Sofia, dell'Augustion e dell'Ippodromo, tutti gli altri edifici del passato erano in rovina o non esistevano più. Invece, Costantinopoli era stata rinata in una forma diversa come una capitale medievale che superava di gran lunga tutte le altre capitali d'Europa in quel periodo. E se sei interessato a come appariva Costantinopoli intorno all'anno 800, puoi guardare questo video qui nell'angolo in alto a destra. Ma se sei più interessato a Costantinopoli durante l'età di Costantino, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Dico ancora grazie a tutti gli amici della storia romana. Gratias tibi ago amici e valete.